Taglio del Nastro, domenica scorsa in via Gasparoli 60. L'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Fano, si è trasferita da San Lazzaro in centro città, vicino alla chiesa di San Marco. All'inaugurazione erano presenti anche il comandante provinciale dei Carabinieri Pierluigi Cirtoli e il sindaco Massimo Seri. E abbiamo creduto opportuno, diciamo, rimetterci un po' a dare questa spinta verso le persone, verso la gente. E vedo con piacere, diciamo, che le autorità e gli altri sono intervenuti. Questo è sommamente piacere, speriamo anche, siccome la nostra associazione fa anche del non volontariato, anche una cosa, in avanti diciamo di essere più vicina alle persone, specialmente agli anziani e ai giovani che qui con noi dividono la sede, poveri ragazzi diciamo down, diciamo che hanno dei problemi, diciamo che con noi hanno preso e con me particolarmente un certo affezione, ecco. Sono contenti di quello che avviene, della nostra presenza assieme a loro. Sarà dunque un presidio di sicurezza, un punto di riferimento per i 132 soci, per tutti i cittadini, ha spiegato il luogotenente dei Carabinieri in pensione, Augusto Bernardi, presidente dell'associazione. La nuova sede è anche a contatto con l'AGFI, l'Associazione Genitori e Figli per l'Inclusione. Gli anziani hanno bisogno di questo aiuto, conferenze, diciamo, perché quando sono in casa da solo, a una certa età, per prevenirle contro certi... Parliamo contro i criminali, diciamo, chiamiamoli così perché sono criminali. Quelli che vanno in una casa, diciamo, li derubano oppure li maltrattano, solo hanno scopo per trarne dei profitti, perciò di metterli in guardia e se hanno bisogno di far capo subito, che dopo noi provvediamo di, o con la polizia locale o con le forze dell'ordine, le altre forze dell'ordine, intervenire. Noi non possiamo intervenire in prima persona perché purtroppo la legge non ce lo permette ed è giusto così, ma le autorità diciamo, e le forze di polizia saranno immediatamente informate di quello che sta accadendo.